La volpe e la cornacchia. Posata in alto su un albero frondoso, c'era una cornacchia che teneva in becco un delizioso pezzo di formaggio. Vicino, una volpe furba la notò e immediatamente cominciò a escogitare un modo per afferrare la golosa preda. Avvicinandosi all'albero, fissò la cornacchia e iniziò a riversarle lodi. «Oh, che uccello maestoso vedo di fronte a me!» esclamò la volpe, le cui parole gocciolavano di adulazione. «La tua bellezza non ha limiti, e le tue piume sono davvero splendide. Se solo la tua voce corrispondesse al tuo aspetto stupefacente, di sicuro dovresti essere incoronata regina degli uccelli». Lusingata oltre misura dalle parole della volpe, la cornacchia non riuscì a resistere alla tentazione di rispondere. Con un cow fiducioso, aprì il becco per gracchiare, facendo così cadere il formaggio dritto nella bocca in attesa della volpe. «Ah, in effetti, signora, possiedi una voce!» osservò la volpe con un sorriso sornione mentre si appropriava del formaggio per sé. «Ma ciò che sembri mancare, a quanto pare, sono gli ingegni». La morale della storia è: fate attenzione a coloro che vi lusingano per il loro tornaconto personale.